PlayStation è sempre con te. Per ascoltarci dove vuoi e dal tuo smartphone, scarica la nostra app gratuita. Digita radiofreestation.mobapp.at. Oppure, se hai un Android, scarica direttamente l'app Radio Free Station dal Play Store di Google. Radio Free Station, la tua web radio. www.radiofreestation.com. La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Applausi, bene bene, saluti a tutti e ben ritrovati per una nuova puntata del Nico Caputo Show. Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ci sei, Stefano? Eccomi presente al Nico Caputo Show, lo show radiofonico per gli artisti emergenti da 0 a 100 anni. Cantate, suonate, ballate, ridete, giocate, divertitevi assieme a noi e al Nico Caputo Show, che hanno come assistente di studio la meravigliosa, la unica, irripetibile, gioiosa Wendy. Wendy, ci sei? Bye bye. Dai un saluto a Bimbo, che è un po' che non ci sentiamo e lui ci tiene ai tuoi saluti, per favore. Un salutino a Bimbo. Bye bye. E un saluto anche a Carlitos, dai, Wendy, ormai che ci siamo, ecco, non facciamo discriminazione. A Carlitos, un salutino. Bye bye. Perché ride? Non lo so, appena ha sentito Carlitos ride, perché? questa è una bella domanda, Nicola. Dobbiamo sbrogliare questa matassa, perché? Perché quando si nomina Carlitos subito le cose cambiano. E anche Wendy, come vedete, insomma, Wendy poi ha un linguaggio, un vocabolario di tantissime parole, come avete potuto percepire, diciamo, durante tutte le nostre trasmissioni che abbiamo fatto qui su Radio Free Station, e perciò i suoi saluti ogni volta sono diversi, però quando arriva
su Carlitos, è come se ci fosse qualcosa di tappato da stappare, no Nicola? Ecco, bravo, bravo, hai detto proprio, hai centrato l'argomento, quindi bisogna stappare a più non posso, a più che non posso, quindi con Carlitos. Salutiamo allora Wendy che va a fare le sue cose. Bye bye. Ciao, ti salutano anche Bimbo e Carlitos. Bye bye. Anche lei gli fa piacere essere salutato. Ciao, sì. Wendy, stammi bene. Ciao, Wendy. Bye bye. Beh, allora, che carina. Beh, iniziamo questo show di quest'oggi, lo show di oggi, e partiamo subito con il primo che c'è in scaletta quest'oggi. Lui è un artista che compone delle musiche e si chiama Alessandro Ferrara. Più che altro sono musiche un po' elettroniche e ci andiamo subito ad ascoltare un suo pezzo che si titola Everything I Need. Buon ascolto. Sing them all to you. Baby, you mean the world to me.
sexy thing. Oh, baby, I'ma be your man. Bene, bene, applausi per Alessandro Ferrara. Bel pezzo. Beh, allora, adesso andiamo avanti. Vero? Non possiamo farne a meno perché certo. La freccia del tempo va sempre corre, avanti. Va avanti, sempre. Poi magari non arriva dritta perché se nemmeno va incontro un bersaglio, ma la sua è una traiettoria a curvatura, va a finire per terra a un certo punto, perciò noi andiamo avanti, però senza cercare di cadere, possiamo fare in modo che per tutta l'ora che abbiamo a disposizione in questo show mandiamo più canzoni possibili, in genere sono 8, di artisti emergenti che insomma non sono ancora del tutto conosciuti, e il nostro scopo sarebbe quello di farle conoscere, magari uno, due, tre, insomma, che emergano da questa questa marea, diciamo, di grandi noti e meno noti, poi ognuno è grande a modo suo, noti e meno noti artisti, in modo tale che anche noi abbiamo una cosiddetta autostima che si amplifica, ecco, così almeno diciamo, possiamo dire abbiamo portato alla proscenio e poi alla scena e poi al successo un qualcuno o una qualcuna, non ha importanza, noi non tifiamo per tutti, ecco, questa è la nostra, non facciamo classifiche, tifiamo per tutti, anzi se ci sono nuovi artisti che conoscete che vogliono essere trasmessi nello show di Nico Caputo, beh, non dovete far altro che contattare Nico Caputo Sound @ mettervi d'accordo con Nico Caputo Nico Caputo Sound @gmail.com. bravo, diciamo che il tutto insomma, è tutto gratuito, questo servizio insomma. E, beh, allora andiamo subito con Angela De Gregorio che ci propone una canzone scritta da lei, sia in testo che in musica, che si intitola Semplicemente. Buon ascolto a tutti. Insopportabile, a volte sei un poco critico. Ci sono giorni che ti ucciderei, ci sono giorni che ti sposerei. A volte non ti fai i fatti tuoi, a volte sei un poco apatico. Ci metti un attimo a convincermi delle tue idee, perché tu sei così, non cambierai mai con quelle fissazioni che in testa ne hai tante. Ma lo sai, quello che mi piace più di te è il carattere semplice, è il tuo stile che è unico, è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente. Quando non ti va di fare quello che non è per te, combatti sempre per quello che è tuo, combatti sempre per quello che vuoi. Se sei fastidito da qualcuno non ti fai problemi a mostrarlo. La tua arma è la sincerità e l'ironia, perché sai essere te stessi in ogni momento, con i tuoi difetti e pregi ne hai tanti. Ma lo sai, quello che mi piace più di te è il carattere semplice, è il tuo stile che è unico, è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente.
unico è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente. Ma lo sai, quello che mi piace più di te è il carattere semplice, è il tuo stile che è unico, è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente. Applausi, applausi per Angela De Gregorio. Noi ritorniamo in studio per il Nico Caputo Show, questo show che dà voce agli artisti emergenti. Noi ci promettiamo, insomma, non ne promettiamo niente, insomma, a nessuno, e solo l'unica cosa è di poter far ascoltare tramite Radio Free Station le canzoni che questi giovani e non giovani, magari da 0 a 100 anni, giustamente tu dici da 0 anni come fanno poi a qual è la, diciamo, la canzone che possono fare ascoltare, caro Stefano? Qual è la prima parola che un bambino piccolo dice? Bella questa, bella bella, bella. Complimenti. C'è anche la cornacchia. Come? A chi la dedichiamo la cornacchia? Non lo so, non lo so. Vabbè, al pubblico. Napoletano è sempre così caloroso, affettuoso, gioioso, allegro, simpatico, divertente, animato. Animato come noi siamo animato, che fa il rima con Ciro Imperato. Beh, chi è Ciro Imperato, Nicola? È Ciro Imperato, un giovane che anche lui è un compositore e che ha composto una canzone che adesso andiamo a proporre, che è dedicata a Luigi Tenco, quindi un omaggio a Luigi Tenco, che si intitola? Si intitola Non essere stanco della vita. E andiamo ad ascoltare Ciro Imperato, buon ascolto a tutti.
applausi, applausi per Ciro Imperato. Bene, bene, allora noi ci ritroviamo qui in, in diretta a fare quattro chiacchiere, a interloquiare con Stefano e con voi che siete nella chat. Vi salutiamo DJ Bimbo e Carlitos che ci fanno compagnia quest'oggi nella nostra community chat di Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. E beh, si parlava di colazione, si parla di colazione in questa chat, e Carlitos ci dice che c'era il nonno e la nonna che bevevano un grappino a colazione la mattina e sono arrivati 97-94 anni. Beh, che dire? Sì, bisogna capire anche le abitudini regionali, perché in effetti al nord, quel di Verona, insomma, c'è freddolino normalmente, per cui se le persone sono abituate con il grappino la mattina, poi diventa, come dire, proprio un uccidivirus, un uccidibatteri, se è preso in modiche quantità, naturalmente, non bisogna esagerare, perché in nessuna cosa, in nessun alimento, e l'alcol è anche un alimento, bisogna dirlo, bisogna ricordarlo, non bisogna essere, come dire, esagerati, non bisogna né farselo mancare e né bisogna esagerare quando c'è quel po' che ci basta per sentirci allegri e sentire un po' la vita più fluida, più gioiosa, più anche centrata, più direi piena di buoni suoni, di buon ascolto. Ascolto, bella parola, amico, ascolto, no? Ascolto. To listen. To listen. Salutiamo, salutiamo tutti coloro che ci ascoltano, anche magari che non hanno possibilità di entrare nella community, per farci sapere che ci stanno ascoltando e quindi darci un segno della loro presenza. Beh, allora, se andiamo ad ascoltare questo pezzo di Teresa Amato, che si intitola Listen. To the song in my heart, a melody that starts but can't complete. Listen to the sound flooding within, it's only beginning to finally. To be a heart, then we know the passion that our hearts into your heart. Of course, you want listen, listen. I am a loner, not crossroads. I know to hold me on my own, and I'm trying to understand my man. You say. It is somewhere inside, somewhere in the dark get died. Still a good girl. I'm screaming now. Imagine to be a heart. Now we know that puts your side of hearts into your heart. Of course you want to say. I'm
applausi, applausi per Teresa Amato. E beh, noi vogliamo salutare ad Alessia. Ciao Alessia, buon ascolto di Radio Freak Station e buon pomeriggio. Beh, Stefano, il Nudo Caputo Show ha anche ascoltatori giovani, giovanissimi. Certo, di tutte le età. Ringrazio anch'io Alessia per bracci, abbracci e positività che ci sta dando anche con il suo ascoltarci. Purtroppo oggi non possiamo mettere giovanotti perché abbiamo una scaletta già compiuta. Sì, abbiamo degli artisti emergenti, uno show di artisti emergenti e abbiamo... E Lorenzo Cherubini è già emerso. Già emerso, però, sì. Però possiamo dire di giovanotti Lorenzo Cherubini, che è la nostra sigla dell'altra trasmissione Giochi di Chrome, che invece abbiamo il martedì. Eh sì, l'ombelico del mondo. Perciò piace giovanotti, no Nico? Certo, certo. È un grande artista, è bravissimo. E fa tante poesie, in effetti le sue canzoni sono delle poesie. Beh, io direi di andare subito a proseguire con il prossimo artista e anche un giovane pure artista, anche il prossimo che mandiamo in onda. Lui si chiama Emanuele Maresca e il brano di Emanuele Maresca è Ultimo Lento. Buon ascolto! È ancora buio fuori, un soffio di vento, ricordi quando sotto la pioggia abbiamo ballato io e te, ed improvviso scivolavi al suolo. Ma hai sorriso per me, ma hai sorriso per me. Come si arriva alla fine, o ancora non mi è chiaro, irriconoscibile il bagliore del nostro faro. Ma la musica lo segue, thank you.
Bravo, bravo, bravo Emanuele Maresca con questo ultimo lento. E bene, ritorniamo ancora in diretta in studio con la voce di Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia, in provincia di Siracusa. E beh, parliamo di questi tempi, di questi giorni che ci sta un po' di caos, di agitazione nella nostra penisola. E ci stanno mettendo tanta agitazione, che ne pensi tu Stefano? Stanno esagerando un po', no? Per me si sta esagerando. Poi oltre al malessere che c'è, esiste naturalmente, non bisogna essere negazionisti, esiste, però anche le misure sono esagerate, però necessarie, dobbiamo fare un po' di sacrificio perché siamo tutti in attesa che i ricercatori trovino il vaccino per questo, che è un'influenza un pochettino più grave rispetto a quella normale, ma siccome ancora non sappiamo niente circa il modo di curarlo, si prendono delle precauzioni come non lavarsi le mani, pulire le superfici, lavarsi i piedi, starnutare nel gomito, portare i fazzolettini di carta appresso, certo. Ma la vita sociale va farsi un grappino o anche due ogni tanto per i ragazzi naturalmente perché disinfettano, vero, ovviamente. Comunque questo è vero proprio, amico, cioè, perché l'alcol l'abbiamo già detto prima, combatte, uccidere i batteri e anche i virus, qualunque essi siano, perché non ci attaccano poi effettivamente ai polmoni, no? Certo. Il tessuto più facile di coltura sia per i batteri che per i virus, e per diffondersi spesso in tutto il corpo e poi eventualmente, se è attraverso lo starnuto, si trasmette anche agli altri, anche perché i virus sono, come dire, viaggiano anche nell'aria, esatto. Beh, dicevo, ho sentito anche parlare che questo virus rimane sulle superfici e sugli oggetti inanimati anche per 9 giorni. Dicevano appunto che sulle banconote sicuramente bisogna stare attenti, perché magari si può trovare una banconota durante i passaggi di mano con il virus, quindi stiamo attenti. Ecco, non mangiate i soldi, sicuramente non li mangiate, non li mettete in bocca e soprattutto lavatevi sempre le mani quando maneggiate i soldi. E poi una cosa importante, magari che se si ha la possibilità di pagare con carta, siamo sicuri che la carta la maneggiamo solo noi e siamo più sicuri, no? Quindi prendiamo queste precauzioni che ci possono magari far stare più tranquilli. Bene, continuiamo il nostro show. Abbiamo adesso il turno di una donna, lei è Cetti Moscarella, ci andiamo ad ascoltare Your Song. Money, bad boy, even
Applausi, applausi meritati per Cetti Moscarella, che effettivamente una bellissima voce, una gran bella estensione. Beh, salutiamo DJ Bimbo che va via. Ciao DJ, grazie di essere stato qui. Ciao Bimbo, alla prossima. Saluti per Alessia ancora. Ciao ciao e ci riascoltiamo presto. E, beh, Stefano, avevo sentito un rumorino, non so che stai mangiando forse? No, veramente no, stavolta no. Stavolta no? Sono qua davanti i biscotti, però non stavo mangiando. È sicuro? Perché io... ho spostato solo il telefonino di poco, ma ecco. Un microfono sensibile, ho sentito un fruscio, ma non era il fruscio. Ma il fruscio dei biscotti te lo faccio sentire, è questo. Ah, ecco. Ecco. Ce l'hai vicini però i biscotti, quindi sì, sono portate di mano. Ho capito. Diciamo ce l'hai sempre lì a portata di mano, hai paura di perderli. No, così non faccio tanta fatica. Che infatti, allunghi la mano ogni tanto. Allungo la mano ogni tanto, tra una canzone e l'altra. Ma io non è che adesso hai un biscotto che stai mangiando, perché ti sento un po' la bocca piena, no? Sicuro? Non mi stai mentendo? No, no, se vuoi posso far sentire come si mangia un biscotto in diretta. No, vabbè, intanto già lo conosco questo già lo conosci, così sì. Va bene, lo facciamo un'altra volta questa performance, ormai Nico sarà quasi tutto, perciò bisogna trovare nuove cose in modo tale che la sua capacità di scoprire piccoli comportamenti e grandi rocci del mondo dello spettacolo italiano, e italiano poi nel mondo, nel perché, mondo, insomma, sì. Abbiamo questa radio internazionale che praticamente si può ascoltare in tutto il mondo, quindi e ovunque voi siate, ecco. Alla Germania, agli Stati Uniti, all'Inghilterra, in Africa, vi teniamo compagnia ovunque voi siate, quindi portate sempre appresso un telefonino, un tablet, un computer e potete ascoltarci e via la rete internet che ormai è dappertutto e copre tutto il pianeta Terra. Beh, parlando di pianeta Terra, parliamo anche delle valli dei re, dove una volta ci seppellivano e si costruivano delle piramidi dove si seppellivano i faraoni. E questa è una canzone che ha ripreso Gennaro Raimo facendo un parallelismo con chi ancora oggi accumula beni, mette beni da parte pensando che magari poi un domani
potrà arrivare in paradiso, non lo so. Ma io ho i miei dubbi, anche perché in paradiso non sono necessari i beni materiali. Necessari nelle case, negli appartamenti, nei terreni, nei soldi, negli ori, né quant'altro. Dunque è solo un'illusione, tanto è vero che poi arrivato a un certo punto di un certo guadagno, un certo possesso, non c'è più felicità, non c'è più piacere di avere di più, perché quando si hanno troppo soldi, un eccesso di disponibilità economica, poi si diventa matti. Non a caso siamo comandati da dei grandi matti, e perciò dobbiamo fare attenzione a tenere, come dire, basso il nostro profilo, per non farci prendere da manie che possono distrarci dalla nostra felicità, dal nostro benessere personale o familiare che sia, o sociale che sia. Non facciamoci distrarre da questa corsa verso il bene, il possesso di beni, ma verso il bene, e soprattutto in questi giorni non salite ai supermercati per approvvigionarvi di beni che poi magari non ce la fate a consumare, poi vanno a finire nella spazzatura. Perché è soltanto uno spreco poi. Allora andiamo ad ascoltare questa composizione di Gennaro Raimo che si intitola Valle del Re, Paradiso Fiscale. Questa è una storia un po' tramontata, tanto attuale che va raccontata. Valle del Re, Paradiso Fiscale, ci portava nell'ordine e continuare a campare. Faraone avanzava da vedere e vedere, la gente zappava, visse una vita un po' agiata, beveva e mangiava. L'unica scopa in una vita completa era chi le si va, un viaggio finale per l'eternità. Si costruiva una reggia, una forma imponente, milioni scarduna, a fa tanta gente. Troppo trapassa, sdraiata in da stanza, attorno ogni oggetto che aveva stipato. Maschera rora e seggia papala, stato ogni tipo, tutte raggiate, chi le rurinare. Faraona, non stevi in dei panni, a vita eterna, finalmente passava, e non aveva sento mai chi mi venare. Faraona moriva, la gente era allegra, finalmente mangiava, la piramide si costruiva. Valle dei Re, paradiso fiscale, ci portavano all'oro per continuare a campare. Udente è passata, poca picchiata e tanta zappata, niente cagnato. Una lotta continua, o tiro ranara, satan brugia, ci sta mascanna. La sorda s'accira, sull'unica mura, un frate una sora, a riente lontano. Non basta una maglia, non vuoi sempre più assaia, una corsa continua, o salva da un'aglia. S'astiva per vizio, e sempre di più, mai a pensare che muori anche tu. Passa una vita con ossessione, paradiso fiscale, l'unico amore. Valle dei Re, paradiso fiscale, ci portava dall'oro per continuare a campare. Coppa su mondo, a ricchi e fredienti, è sempre una guerra a chi non tena niente. Si è per mangiare come ogni animale, ma pare normale che esce a cacciare. Un scopo è nato, un simma d'arata, con l'egoismo sempre stata creata. E Valle dei Re, paradiso fiscale, ci portavano all'oro per continuare a campare. E Valle dei Re, paradiso fiscale, ci portavano all'oro per continuare a campare. Na 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 na, na na na.
Bravo, bravo, bravo Gennaro Raimo con questa sua canzone composta da lui interamente, sia musica che testo. Bravo, complimenti. Bene. Non a caso è un cantautore, non a caso è un artista di scoglio, non a caso dopo 13 anni che la sua chitarra non suonava più, ha cominciato una nuova vita riprendendo la chitarra in mano, ristudiando, rimettendosi a manipolare la chitarra con gli accordi, con le dita e riprendendo i testi di una volta, finché appunto non si è di nuovo ricordato di se stesso e la sua vita ha cominciato a scorrere in un modo più tranquillo e più effervescente di prima, di come aveva, come dire, quando aveva una serie, diciamo, di problemi che praticamente lo tenevano bloccato. Dunque, la musica ci sblocca, amico, no? Certo, la musica fa bene perché è anche terapeutica, e non a caso esiste anche appunto la musica terapia, no? Tu ne sai qualcosa, Stefano? Sì, certamente, più che altro più sulla cantoterapia, perché è proprio il canto che fa bene. Il canto è il primo strumento che abbiamo a disposizione, tant'è vero che proprio quando nasciamo il primo gesto è appunto il respiro, il passare dall'ambiente acquatico nel liquido amniotico alla luce e perciò alla possibilità di esprimere, cioè il grido della vita, come lo chiamo io, e perciò è il primo strumento che abbiamo a disposizione fin da quando siamo nati. E naturalmente poi i suoni, per essere tali, devono essere organizzati, e vengono organizzati in un sistema matematico che poi è la musica. È un sistema matematico, naturalmente quando il sistema matematico poi è ben razionalizzato eccetera, da lì si parte per avere l'armonia sequenza dopo sequenza, e ci dà la possibilità prima di espressione, cioè facciamo sentire la nostra espressione nel mondo, e poi della bellezza attorno a questa cosa. Quando ci sentiamo bloccati, che è uno dei chakra, che è il quinto chakra per l'esattezza, di colore blu, quello della voce, quello della, sì, della gola, il chakra della gola, bravissimo, sì. E corrisponde alla nota sol, ecco, e con il nostro sol noi cominciamo ad esprimerci. Un altro strumento che abbiamo quando diciamo tutti, per esempio il petto, quando ci si batte, avete visto mai le culture tribali quando ballano e si battono il petto? Perché il petto è una cassa armonica, diventa cassa armonica, e perciò battersi il petto non è soltanto quella atteggiamento, quel movimento che si fa per andare alla lotta, alla caccia, per dire mia colpa, no, anche si batte il petto. Sì, ma parlo della senti che la voce grande, insomma, fa vibrare praticamente alla Tarzan, per capirci. Ho capito, fare il grido di Tarzan. Bene, beh, allora. Vuoi concludere questo discorso? Perché passiamo subito con l'ultima canzone che tengo sigla. Naturalmente il discorso è lungo, però visto che mai sfruguliato, un'altra cosa la voglio dire, perché esiste una tecnica di mirroring, cioè con lo specchio, in cui c'è un pianista che suona e tu che stai dall'altra parte, che sei l'ascoltatore, è così empatico, è così capace di entrare nei sentimenti dell'altro, che quel pianista ti crea proprio il suono che tu stai esprimendo nella tua aurea. Bene. Cioè quello che tu stai esprimendo in quel momento, e le persone si sentono riconosciute appunto nei loro sentimenti, cosa che nella società moderna purtroppo sono accantonati, messi in secondo o terzo piano addirittura, e si sentono più riconosciute e più piene di ciò che vibra in loro, ma che al momento non avevano
potuto udire dall'esterno attraverso il padiglione auricolare. Bene, allora noi vi salutiamo adesso perché abbiamo l'ultimo pezzo in scaletta. Lei è Rosanna Romano e la canzone si intitola Mi vida. Mi locura, tu passion, yo mis besos, te doy. Quiero un amor que sabe cómo leer en mi corazón. Pregunta de una puesta de sol. Quiero un amor que dedique una canción para mí. Quiero un amor, quiero un amor así. Mi locura. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha o señorita. No quiero nada más, dame la música. Una ocasión, una razón que da sentido a mi condición. Quiero emoción, quiero emoción para elegir mi hombre ideal. Quiero emoción y un beso es normal. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha o señorita. No quiero nada más, dame la música. Bene, applausi per Rosanna Romano e noi dobbiamo salutarvi e vi diamo appuntamento a martedì prossimo dalle ore 17 alle ore 18 con Giochi di Crome. Ciao ciao da Nico Caputo, bye bye. Bye bye anche da Stefano Monteforte, mi raccomando, non vivete ogni momento, il momento che state vivendo. Bye bye. Ciao Wendy. Bye bye da Wendy. Pensate di non ancoratevi troppo al passato, ma vivete nel presente, accumulando più momenti di felicità
avete quello che è poi il benessere complessivo del vostro corpo, della vostra mente e dei vostri comportamenti. Avere e sentire il proprio benessere non è un peccato, è un peccato che le cose finiscano, ma è anche giusto avere un limite nelle cose, perché le cose così come iniziano allo stesso modo debbono finire. Grazie Stefano, grazie Carlitos, grazie a tutti, ciao ciao, alla prossima. www.radiofreestation.com, la prima web radio dedicata agli italiani nel mondo.